Salve a tutti e siamo benvenuti. Siamo in compagnia di Tiziana Daltrelli, regista dello spettacolo Gesta su cose pazze, della compagnia teatrale Terapia d'Urto. Le vorrei rivolgere una prima domanda. Quali sono i temi che hanno ispirato questa commedia e più o meno la trama della commedia stessa? Sì, in questa commedia abbiamo trattato più temi sociali, a partire dal tema della famiglia, di come spesso ci siano dei dissapori, disaccordo tra gli stessi familiari. Il tema dell'omofobia, che oggi è un tema molto ricorrente, e quindi abbiamo voluto dar voce a persone che spesso vengono escluse dal lavoro, dalla società. Anche il tema degli anziani, col quale poi si conclude la commedia, è stato trattato dall'attrice Diana Ferrante. Anziani che vengono spesso abbandonati dai propri figli perché non ritenuti più indispensabili per la vita stessa. E quindi come un figlio una volta cresciuto non abbia più bisogno di un genitore, quindi abbandona l'anziano. Gaetano Vieto, attore e protagonista di questo spettacolo teatrale, ci spiega in che modo calcare un palco così diverso dal solito, ha trasformato l'atmosfera che si respirava sul palco. In che modo è diverso questo spettacolo, questo palco soprattutto? È per la pandemia che ci sta ormai accompagnando da un paio d'anni. Avevamo iniziato le prove proprio all'inizio della pandemia, poi sono state sospese, poi ci siamo riavvicinati di nuovo, ma con tutte le precauzioni, con tutti i DPI che potevamo usare, anche per le vicinanze. Abbiamo provato tutto il periodo estivo con le mascherine, per cercare di evitare di avere contatti tra di noi, pur essendo tutti vaccinati e tamponati. La bella cosa è che poi è andato in scena nel momento buono, voglio dire, di questa nostra condizione pandemica, e quindi siamo stati più rilassati, anzi siamo stati la prima compagnia in Campania ad andare in scena dopo, voglio dire, la liberazione dei teatri, che potevano essere anche al 100%. In questa situazione, una settimana prima di andare in scena, siamo stati fortunati perché i teatri sono stati ampliati al 100%, quindi la gente è venuta con volontà, si è sentita più rilassata, più sicura, tenendo sempre la mascherina, tenendo sempre le condizioni di sicurezza, con tutto il personale, con tutti gli attori stessi che stavamo in scena, e quindi abbiamo dato sicurezza a loro e loro si sono sentiti invogliati a ricominciare ad usare questa abitudine, questa bella abitudine di venire a teatro. Quindi diciamo che ci siamo sentiti fieri di essere già pronti nel momento in cui è iniziata l'apertura dei teatri. Eravamo già pronti, non a caso poi altri si sono dovuti organizzare successivamente, ma noi già avevamo abbondantemente fatto la nostra parte tra di noi. Poi un bel gruppo fatto da diverse età, con tutte le difficoltà che ci potevano accompagnare per quanto riguarda il Covid, ma con tutte le problematiche nostre. Ma l'amore per il teatro ci ha tenuti uniti e siamo andati in scena con tanta armonia e tanta sicurezza verso il pubblico. Ci siamo divertiti e abbiamo divertito. Lei con il suo personaggio ha modo di sensibilizzare su un tema sociale molto importante e soprattutto molto attuale. Ci spiega in poche parole il ruolo che lei interpreta in questo spettacolo? Sì, perché uno degli attori, dei figli del protagonista, viene da Milano per fare outing sulla sua omosessualità e presenta il suo fidanzato ai familiari, che sarei io. E quindi diciamo che viene una sorta proprio di chiarimento sulla problematica, che viene poi accolta da tutti, accettata, voglio dire, diventa ormai non più un ostacolo per questo ragazzo, ma una grande liberazione. Ha nominato il Covid e io ci tengo a precisare che questa compagnia è nata proprio durante il periodo del lockdown, nonostante la vostra collaborazione duri da molto tempo. Ci spiega un po' il motivo per cui avete deciso questo momento storico per dare gioia e energia a uno spettatore, al pubblico che sono stati comunque privati di questo? Sì, la nostra compagnia Terapia d'Urto, proprio il nome dice tutto,
è nata proprio durante il lockdown, quindi è una compagnia giovane, ma formata da attori veterani, quindi che già coltivavano la passione del teatro. Proprio questa passione ci ha spinti a riunirci e a mettere in atto e in scena questa commedia, proprio per dare la possibilità a chi come noi ama il teatro e strappare ancora una volta un sorriso alle persone che amano il teatro e trasmettere la cultura, perché il teatro è cultura e i valori che il teatro porta in scena. Quindi questo ci ha spinti a riunirci. Siamo 16 persone, ognuno con la propria storia, ognuno con i propri problemi, ma tutti con la stessa passione per il teatro e quindi ecco anche il nome di Terapia di Tito. Con questa premessa, vi aspettiamo domani, 28 dicembre, alla Casa Circondariale di Carinola per assistere allo spettacolo. Noi vi ricordiamo di seguirci su tutti i nostri canali social per sempre news e vi auguriamo buone feste e fino all'anno nuovo. Grazie. Grazie.